Ciao ragazzi, buongiorno, io sono Alice Vetturi, sono ambassador di MyProtein. Oggi sono qui a casa mia con dietro il mio scaffale di integratori proprio perché voglio spiegarvi quali secondo me sono gli integratori più utili che potete trovare sul sito di MyProtein per chiunque si stia approcciando a un percorso fitness oppure sia una persona anche già avanzata nel mondo del fitness e voglia migliorare la propria composizione corporea perdendo massa grassa e costruendo massa muscolare in un modo però sano. Ovviamente questi non sono consigli medici e per qualsiasi cosa, prima comunque di prendere qualsiasi integratore, soprattutto se avete delle condizioni sottostanti, parlatene con il vostro medico curante. Io oggi però appunto voglio spiegarvi un po' quali sono gli integratori che io utilizzo quotidianamente e che secondo me possono essere molto utili. Prima di tutto cominciamo con l'integratore multivitaminico. Allora, oggigiorno è difficile essere carenti di vitamine, tuttavia per esempio per quanto riguarda la vitamina D sono moltissime in realtà le persone che sono carenti. Dico che è difficile perché comunque se abbiamo un'alimentazione varia riusciamo a prendere le vitamine, i minerali tramite gli alimenti. Tuttavia con un integratore vitaminico, multivitaminico, abbiamo la certezza di assumere una giusta quantità di vitamine per supportare tutte le reazioni e tutti i processi che avvengono all'interno del nostro organismo. Il multivitaminico appunto è un integratore che contiene tutte le vitamine più utili e un consiglio che io do sempre è quello di assumerlo per esempio a colazione quando avete un pasto con anche dei grassi, quindi per esempio dell'olio piuttosto che delle uova, della frutta secca. Perché? Perché all'interno del multivitaminico ci sono le vitamine anche liposolubili come quelle del gruppo A, D, E, K, ADEC, che vengono appunto assimilate meglio quando non siamo a stomaco vuoto ma quando stiamo mangiando anche dei grassi. Quindi appunto io di solito prendo tutti gli integratori la mattina quando faccio colazione. Un altro integratore utilissimo che fa parte appunto delle vitamine liposolubili è la vitamina D, che io assumo appunto extra oltre al multivitaminico. La vitamina D è una vitamina importantissima che nel momento in cui viene attivata all'interno del nostro organismo funge da ormone e ha tantissime funzioni in tantissimi distretti diversi. In particolare la vitamina D è utile per il metabolismo di calcio e fosforo e quindi anche per il metabolismo delle ossa. In particolare la vitamina D favorisce il riassorbimento a livello intestinale di calcio e fosforo e il riassorbimento di questi minerali a livello renale. Inoltre favorisce l'accumulo di calcio a livello delle ossa. Oltre a questo, la vitamina D è utilissima per il supporto delle funzioni ormonali, come per esempio degli ormoni tiroidei e degli ormoni sessuali. Un'altra vitamina molto molto utile è la vitamina C. La vitamina C ha una funzione antiossidante e antinfiammatoria e aiuta nello sviluppo del sistema immunitario, quel sistema che serve per combattere le infezioni da parte di virus e di batteri. Ha anche appunto un ruolo antiossidante che si pensa possa essere utile nella prevenzione dello sviluppo di alcuni tumori. Un altro integratore che io non posso assolutamente non avere è l'ashwagandha. L'ashwagandha è una radice con proprietà toniche e adattogene. Questo vuol dire che serve per migliorare la risposta del nostro organismo agli stress esterni. Quindi nel momento in cui state vivendo un periodo particolarmente stressante, avete tanti impegni, fate allenamenti intensi, assumere l'ashwagandha può aiutare appunto a adattarvi meglio a questi stress e combatterli meglio. Ora veniamo a due minerali che secondo me sono utilissimi, ovvero lo zinco e il magnesio. Potete assumerli singolarmente oppure per esempio su MyProtein li trovate in combinazione insieme. Lo zinco e il magnesio sono appunto due minerali importantissimi in tantissime reazioni che avvengono all'interno del nostro organismo. In particolare lo zinco svolge una funzione anche in questo caso antinfiammatoria e di supporto al sistema immunitario. Ha anche un ruolo importantissimo nella regolazione del metabolismo di carboidrati, lipidi e proteine. Il magnesio invece è un altro minerale importantissimo per la contrazione muscolare, quindi per la salute del sistema muscolare. Viene utilizzato anche per ridurre i crampi durante la sindrome premestruale ed è un cofattore per moltissimi enzimi, tantissime reazioni all'interno delle nostre cellule. Poi uno degli integratori più utili per quanto riguarda la salute e in questo caso la salute cardiovascolare, quindi del sistema cardiocircolatorio, è l'omega 3. Gli omega 3 sono degli acidi grassi poliinsaturi che potete trovare in pesci come il salmone, il pesce azzurro, i crostacei, ma anche in oli vegetali e nella frutta secca.
Gli omega 3 aiutano nel miglioramento del profilo lipidico e nella regolazione del colesterolo, quindi aiutano a ridurre il colesterolo cattivo e aumentare il colesterolo buono, e servono appunto come fattore protettivo per il nostro organismo contro quelle malattie del sistema cardiocircolatorio come l'aterosclerosi. Hanno anche un ruolo antinfiammatorio e antiossidante. E per ultimo, uno degli integratori secondo me più utili, ed è anche uno degli integratori alla cui base c'è tantissima letteratura, quindi hanno fatto un sacco di studi da tantissimi anni, è la creatina. La creatina è un integratore che serve per aumentare la massa muscolare e migliorare la performance in allenamento. Come mai? Perché va proprio a aumentare il livello di acqua intracellulare all'interno del muscolo, favorisce il riparo muscolare in seguito all'allenamento e permette di sostenere un volume di allenamento maggiore. Tutto questo ci permette appunto di avere una miglior performance in palestra e quindi migliori risultati. Questi sono gli integratori che non possono assolutamente mancare nella mia dispensa. Ovviamente qualsiasi tipo di integrazione è utile se abbinata ad uno stile di vita sano e attivo, un'alimentazione equilibrata e bilanciata e il giusto allenamento. Ma se siete qui su questo canale, immagino che siano cose che fate già regolarmente. Io comunque vi invito a mettere un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivervi al canale di MyProtein e condividere questo video con qualcuno per cui potrebbe essere utile. Io sono Alice Vetturi, ambassador di MyProtein, e ci vediamo al prossimo video.